Ferrara è una città di piccole dimensioni, la cui cinta muraria è percorribile a piedi di buon passo nell'arco di una mattinata. È la frase topica del libricino appena pubblicato da Faust Edizioni, con cui Daniela Frati, che ne è l'autrice, ci invita sotto la sua guida a percorrere le strade della città seguendo l'itinerario inedito e originale delle edicole devozionali mariane affisse lungo i muri della città, agli angoli delle strade o comunque accanto alla porta delle case le cui abitanti si prendevano cura di questi manufatti. È un percorso che appartiene ad un turismo, come si dice oggi, esperienziale, che ci immerge in una dimensione dimenticata ma vitalissima della città antica, di cui fa scoprire il rapporto simbolico fra le immagini mariane che dominano nelle edicole e lo spazio riservato alle donne. Spazio di cura di questi piccoli altari urbani e insieme culto femminile per la Madonna col bambino, protettrice ed evocatrice del destino di maternità delle donne. Le immagini devozionali intramegna comprendono anche monogrammi di San Bernardino, alcuni monogrammi mariani, molti crocefissi e immagini di San Giorgio e di altri santi. Ma soprattutto sono le immagini mariane ad attirare lo sguardo, educato ai dettagli dalla professione di medico, dell'autrice, che passeggiando per Ferrara scopre il nesso forte della devozione mariana con una spiritualità tutta al femminile. Da itinerario topografico, il libro della Frati si carica così di altri percorsi della mente, andando a cercare affinità e conferme di questa chiave di lettura negli altri spazi al femminile, soprattutto legati alla maternità, quelli istituzionali come gli ospedali, gli ospizi e quelli privati come le casette delle lavandaie o le case delle vedove. Naturalmente le donne di cui Daniela Frati evoca la presenza sono assenti dalla storiografia ufficiale, non abitano i palazzi delle nobili dinastie estense o più tardi della borghesia. Sono le donne invisibili che vivevano appartate anche nelle case dove erano loro assegnati luoghi e lavori ben definiti. Un libricino che già nel titolo, Per le vie di Ferrara, suggerisce percorsi di lettura e di esplorazione della città che non sono mai ad una sola dimensione, ma trasportano il lettore e esploratore attraverso luoghi e tempi della storia, con riferimenti a tracce di culti antichi e lontani, ma anche lungo trame silenziose e invincibili di affermazione di un'identità di genere. Buonasera ed eccoci di nuovo qui a Tu per Tu per un'intervista a due. Sono nostri ospiti Daniela Frati, l'autrice di questo libricino geniale, come è stato definito da altri, ed è una definizione che io condivido totalmente, e Francesco Scafure. Francesco Scafure lo conosciamo non soltanto per, e non tanto forse per i libri pubblicati, ma per le numerose passeggiate per la città e per tutti gli interventi sulla storia artistica, culturale, politica, legata ai luoghi eminenti, diciamo, di Ferrara. Allora, parleremo naturalmente di Ferrara, parleremo di questo libro, che è uno scrigno prezioso di racconti. Allora, innanzitutto approfittiamo di Daniela Frati, di cui io ho detto nell'articolo che è andato in onda anche nel nostro TV giornale, che svela lo sguardo attento ai dettagli del medico, perché Daniela Frati è medico internista, ricercatore, adesso è diciamo in pensione, ma in realtà lavora più di prima, perché ha sempre lavorato come scrittrice, adesso come saggista e storica della città in modo particolare, delle donne. Come è nato questo libro? Ma questo libro è nato camminando per la strada e osservando i dettagli ferraresi che a mio avviso sono di notevole bellezza e arricchiscono la città e la rendono così suggestiva, specie in alcune strade. Poi, presa dalla curiosità per alcuni dettagli formidabili come quelli rappresentati dalle Madonne, ho consultato la carta del Bolzoni scoprendo che molte di queste erano effettivamente, molte di queste edicole che ancora oggi rimangono, si potevano attribuire all'epoca settecentesca, erano presenti già nel Settecento, mentre altre sono giunte dopo. Però di quelle che erano settecentesche scoprire che certe Madonne sono sicuramente rimaste nello stesso punto pur cambiando di forma, questa è una certezza, mi ha affascinata notevolmente. Ci ho trovato una sorta di genius loci che mi ha molto ispirata e mi ha spinta anche a
a capire, a comprendere perché queste edicole fossero così affascinanti per me. Perché? Adesso ce lo devi dire. Perché rappresentavano soprattutto quelle, a mio avviso, che si trovano sulle spalle di muro, cioè alla confluenza fra due rette, una casa che è più in dentro e l'altra che è più in fuori, e su questa spalla di muro mettere una Madonna avesse un significato quasi di spazio femminile, perché quella Madonna che è sul lato sporgente della casa appartiene alla casa sporgente, e per tradizione tutto ciò che è della casa sporgente è sotto le cure della donna della casa sporgente, per cui questi luoghi erano sicuramente luoghi femminili fin dalla loro comparsa, fin da quando si sono apparsi nella storia dell'umanità, che è sicuramente ben prima delle edicole mariane. E li ho così connotati come uno spazio femminile. Lo spazio femminile o lo spazio di genere è un nuovo modo di osservare, relativamente un nuovo modo di osservare la storia, comparso circa tra i 30 e i 40 anni fa, che è molto affascinante. È un modo di osservare la storia. Ecco, sì. Però adesso chiamo anche testimone Francesco Scafuri. Il tuo è uno sguardo, diciamo, rivolto alla storia, ma alla storia della città e alla città stessa, perché anche il libro che hai scritto e che precede questo, certo, è dedicato alle donne in un momento particolare, diciamo, della loro vita, alle donne di estrazione sociale molto, molto povera. Modesta, povera, nel momento in cui aspettano un bimbo, sono donne che sono fuori, diciamo, dai circuiti della legittimità della famiglia, e tu sei andata a cercare i luoghi, quindi San Cristoforo dei Bastardini, la chiesa di San Matteo con il convento, diciamo, adiacente, e tanti altri luoghi. Luoghi anche come le casette delle lavandaie, le case delle vedove, ed è venuta fuori una città nuova, la città dove abitavano le donne invisibili. È così? Sì. È così, perché la storia a cui siamo abituati è la storia, la descrizione dei grandi personaggi. Tutti conosciamo Lucrezia Borgia, tutti conosciamo Eleonora d'Aragona, Lucrezia d'Este d'Urbino, personaggi, anche le stesse sante, Beatrice d'Este, certo, che hanno fatto nota a Ferrara, ma che sono personaggi indubbiamente, addirittura Lucrezia Borgia si può vedere anche sotto il profilo di imprenditrice, allevava le bufale a Ferrara, faceva la mozzarella, aveva degli aspetti che erano sconosciuti, però per delle donne povere, che invece sono sicuramente quelle che hanno fatto la storia, perché sono loro che hanno allevato i figli, che poi dopo hanno costruito la ricchezza di una città, sono loro che hanno lavorato nei campi, hanno lavorato la canapa fin dal 1500 fino quasi ai giorni nostri, che si sono ammalate di canapina, di pneumoconiosi. Io ne ho viste tantissime di donne anziane, molte più degli uomini, ammalate di pneumoconiosi da canapina, e come la bisinosi, come il lavoratore della canna da zucchero, insomma. Eppure di queste donne nessuno mai si è interessato. Delle lavandaie, la Bugadara, che faceva il bucato per mezza città. E poi mi ha molto colpita, ecco, lo sguardo di Luisa Grillenzoni, donna dell'Ottocento, ma di un Ottocento nuovo. Siamo negli anni dell'inizio della comparsa della borghesia illuminata, che queste donne invece le ha osservate con uno sguardo particolare, con il bisogno di educarle, e le ha educate attraverso i loro figli, che percorrevano abbandonati come cuccioli senza guinzaglio le strade di Ferrara, morendo anche per strada di freddo e di fame. Quindi questi aspetti, che sono aspetti affascinanti della vita femminile, mi hanno prima incuriosita sotto il profilo medico, perché ho iniziato interessata agli aspetti della medicina ferrarese del Seicento.
medicina di genere. Certo, e poi sono passata anche proprio alla storia di queste donne, che riemerge con una potenza descrittiva rara dai registri di San Cristoforo, essenzialmente. Ecco, perché tutte queste opere, lo ricordiamo, si basano su una attenta e copiosissima, dettagliata bibliografia e ricerca archivistica. Perché ci hai passato degli anni ultimamente. Sì, beh, è l'unico modo, queste donne non le trovi nella documentazione ufficiale, mm-hmm. le devi andare a cercare in documentazioni che di solito vengono osservate con occhi diversi. Per esempio, non trovi negli archivi dei notai, che sì. sono un archivio importantissimo della città di Ferrara, delle donne a cui venissero assunte sì. ufficialmente, per esempio a Sant'Anna. Solo uomini, dai cuochi agli infermieri, sono registrati solo uomini. Ma chi faceva partorire le donne a Sant'Anna, che nascevano i bambini a Sant'Anna? Sicuramente delle comari, come quelle certo. che c'erano a San Cristoforo. Però di loro non si trova traccia, certo. mentre si trova traccia delle comari di San Cristoforo, che sono le prime donne ostetriche che vengono fuori con nome e cognome da registri del Seicento. Quella è una cosa... Molto affascinante e preziosa, preziosa. Direi. Francesco Scafuri, possiamo dire responsabile dell'ufficio ricerca storica del Comune di Ferrara, quindi con una abitudine ormai pluridecennale, ogni volta che, è cominciato così, no? Tu mi dicevi, ogni volta che c'era un monumento, una casa, andare a vedere qual era la sua storia antica, perché Ferrara è città antica fondamentalmente nel suo centro, certo. e quindi è cominciato così questa abitudine, e fino a che si è arrivato al racconto della città. Come? Beh, sono arrivato al racconto della città proprio attraverso l'analisi di vari luoghi che, anche per ragioni d'ufficio, ma non solo, per un certo periodo sono stato anche vicepresidente della Ferraria Decus, e quindi ho avuto anche la possibilità di come dire, trovarmi a contatto anche con alcuni monumenti molto importanti. Questo mi ha dato la possibilità, appunto, di scrivere alcuni articoli per i due quotidiani locali. E che sono diventati un libro, più di un libro forse. Questi articoli poi sono diventati un libro, perché attraverso una serie di aggiunte e di approfondimenti ho voluto in qualche modo far partecipi anche i cittadini ferraresi di tutte queste mie ricerche che ho condotto sia come socio e poi consigliere e vicepresidente della Ferraria Decus, sia come responsabile dell'ufficio ricerche storiche del Comune. E poi come conduttore di queste passeggiate che facciamo. Conduttore di queste passeggiate che in genere sono passeggiate, vogliamo dirlo, inedite, perché cerchiamo sempre di andare così alla scoperta di nuovi argomenti. Non so, per esempio, di recente siamo andati alla scoperta dei teatri che non ci sono più a Ferrara. Giusto. E attraverso un itinerario che partiva da Piazza Municipale, attraversava poi Via del Turco e alcune strade medievali, siamo arrivati poi a Piazza Verdi, e quindi al Teatro Verdi. In pochi sanno, per esempio, che dove ora c'è lo spazio di Piazza Verdi, un tempo c'era un antico teatro, un teatro seicentesco, progettato dal grande architetto Giovan Battista Leotti, detto l'Argenta, uno dei più importanti dell'epoca, poi trasformato nel corso del Seicento. Mentre dove c'è l'attuale o ex Teatro Verdi c'era un antico castello fortificato. Esatto, è un po' una mia mania quello di andare anche alla ricerca delle antiche fortificazioni, per cui dove effettivamente ora insiste il Teatro Verdi, un tempo c'era il Castelnuovo, questa antica fortificazione realizzata fin dai tempi del marchese Niccolò III d'Este nel 1428, e che poi a partire dal 1562 è stata smantellata per volere di Alfonso II, che pensava per quella zona nuove fortificazioni. Ed ecco che dopo il terremoto del 1570, che ha raso al suolo completamente ciò che rimaneva del Castelnuovo,
vengono realizzati quelli che noi conosciamo come i baluardi che corrono lungo la via Baluardi. Ecco, questa storia delle immagini devozionali, delle edicole e anche questo sguardo, diciamo, originale, inedito, anche se è vero, come dice Daniela Fratti, che lei recupera un censimento fatto 30 anni fa circa, a firma di Chiara Toschi Cavaliere, sì, di oltre 130 immagini, un po' dentro, un po' fuori le mura, quindi certo, c'è una fonte. E, ecco, questo sguardo sulle immagini devozionali, che cosa ci racconta di nuovo della città? Perché poi farò la stessa domanda a Daniela. Beh, ci racconta tante cose nuove. Non so, per esempio, quando Daniela parla di questo bellissimo busto, di questa statua della Madonna dei Facchini che si trova in via Zemola, lega questa importante opera d'arte che si ritiene cinquecentesca ad un fatto miracoloso che ci riporta un po' indietro nel tempo, all'Ottocento, quando un bambino cade dall'altezza di 8 metri e 60 centimetri, come dicono le cronache, e rimane illeso perché cade proprio davanti a questa edicola votiva mariana. E da lì appunto la devozione, soprattutto femminile, e quindi ancora oggi troviamo alla base di questa edicola votiva anche dei fiori freschi, come ci ricorda Daniela. Quindi è un po'... ritorniamo indietro nel tempo e questo ci fa pensare, per esempio, alla via Zemola come la via dei miracoli, a partire da un miracolo che sarebbe avvenuto addirittura nella prima metà del 200, attorno al 1228 Sant'Antonio da Padova si trova a Ferrara, abitava in una stanzetta all'incrocio tra l'attuale via Terra Nuova e via del Pozzo e questo miracolo, questo fatto prodigioso, è legato ad una donna che aveva appena partorito un bellissimo bambino e soffriva moltissimo perché il marito la accusava di adulterio. Mm-hmm. La donna si rivolge ad Antonio da Padova, questi si reca nella casa del marito, certo Taino degli Obizi, e prende in braccio questo neonato e gli chiede: chi è tuo padre? E quindi questo bambino, nato da pochi giorni, guarda fisso, perché poi erano tutti fasciati nel Medioevo, sì, cioè, guarda fisso il padre e dice, con voce di un bambino di 10 anni circa, questo è mio padre. Che è un miracolo ricordato di recente in occasione di una sosta nella Basilica di San Francesco, delle reliquie del santo, se esatto, non sbaglio. Esatto, bellissimo. Esatto. Mi sono agganciato proprio a questo fatto e questo ci fa capire anche in che condizioni, diciamo, fossero le donne, sempre invise anche dal marito, sì, che magari così per futili motivi aveva pensato che la propria sposa l'avesse tradito. Ecco, in questo girovagare di Daniela Fratti, prima diciamo un po' casuale, in compagnia dei suoi due cagnolini, sì, e poi dopo invece per motivi di studio, sì, insieme alla sua macchina, al suo cellulare che sì, diventa sì, macchina un fotografica, iPhone, perché questo libro è anche ricco delle immagini di cui Daniela parla. Ecco, in questo girovagare, la città, come ti si è presentata la città di oggi rispetto alla città di ieri? Ma dunque, la città di oggi... Perché ci sono ancora queste immagini. Sì, non solo ci sono queste immagini, ma c'è... Porto questo esempio. Mi fermo sotto l'arco di via Cammello, dove c'è una Madonna, ma è nascosta in mezzo alla polvere, e poi è talmente scuro questo arco che è difficile vedersi, un medaglione di metà dell'Ottocento. Non l'avevo mai vista perché non è una zona in cui io passassi. Sono andata a cercarla, ci ho messo un po' per vederla, per identificarla. Mentre facevo questa ricerca che guardavo in alto, sono passate 3 o 4 persone che hanno guardato anche loro dove stessi guardando. E ho chiesto loro, dico, pensate che stia fotografando i ragni
si sono fermati tutti e hanno detto, ma sì, cosa sta fotografando? Dico, quella Madonna lì. Hanno guardato tutti in alto e hanno detto, non l'avevo mai vista. Si sono fermati tutti volentieri a parlare, e sì che sono di Ferrara, e sì che io la conosco bene, non l'avevo mai vista. Questo neanche io l'avevo mai vista. Per cui ho trovato che fosse un argomento di vivo interesse, il che è anche strano perché viviamo in un'epoca in cui invece non rivolgiamo spesso il pensiero a questi aspetti trascendenti della vita, rappresentazioni della trascendenza. Però poi dopo, andandomi a rivedere il nostro passato umano, ecco che si trova che è un bel po' che l'uomo rappresenta il trascendente. Non è una novità in questo modo anche popolare, ecco. Tu ci parli nel tuo libro della tradizione del rosario, di questo culto mariano che, come dire, caratterizza proprio anche la città di Ferrara. In particolare la città di Ferrara, perché è proprio a Ferrara che il culto mariano inteso come rosario e mese di maggio con il fioretto prende, se non il via, prende però diventa, si istituzionalizza, perché l'inizio della tradizione mariana nel mese di maggio nasce a Milano con Carlo Borromeo. È Carlo Borromeo che interviene sulla tradizione dalmai, che c'è anche a Ferrara, c'è tuttora in qualche luogo di campagna, che era questa festa primaverile molto pagana, che deriva dalla festa dei Maiuma, che era una festa romana dedicata alla sacralità degli alberi, e quindi l'albero della cuccagna, tutte queste modalità di festeggiare, l'albero della cuccagna, i doni floreali alla propria amata, oppure le frasche in segno di presa in giro, perché la ragazza magari è una ragazza un po' così sulle sue, e quindi tradizioni pagane. Carlo Borromeo interviene e dice che il primo di maggio è il giorno dei Santi Filippo e un altro che non mi ricordo più chi fosse, e per nessun altro motivo andava festeggiato il maggio, se non per questi motivi. Era il suo segretario Giovanni Fontana, che poi diventa vescovo di Ferrara alla fine del Cinquecento, e Giovanni Fontana istituzionalizza la questione qui a Ferrara. Quindi è un mese dedicato alla Madonna. È un mese dedicato alla Madonna, e i fiori si trasformano in fioretti. Quindi noi vediamo all'opera anche una modalità di trasferimento di una festa pagana all'interno della religione e del culto, non tanto della religione, del culto cristiano cattolico. C'è nel libro anche un bellissimo excursus, per quanto breve, su questa, come dire, trasmigrazione di culti antichi fino praticamente ai nostri secoli ultimi, 600 e 700. Ma Francesco Scafuri ci diceva poco fa che il culto mariano è antico e testimoniato da immagini che erano addirittura come dire, sulle porte, sulle antiche porte della città, in particolare sia la Porta dell'Amore, che oggi è nota perché c'è un baluardo che è in fase di restauro, che diventerà un sito archeologico a cielo aperto, e poi una porta che non c'è più, che adesso ci dici, Porta di Sotto. Dunque, agli inizi del Settecento sappiamo da uno storico dell'epoca, il Brisighella, che nelle cinque porte che rimanevano all'epoca, San Giorgio, San Pietro, San Giovanni Battista, che è Porta Mare per intenderci, la Porta degli Angeli e Porta Paola, c'erano appunto queste immagini mariane, di Maria Vergine. Ma è un'antica tradizione quella di realizzare degli affreschi o delle raffigurazioni appunto della Madonna in corrispondenza o in prossimità delle porte. Perché troviamo testimonianza di questo fatto anche all'epoca degli Estensi. Mi riferivo per esempio alla Porta di Sotto, era un'antica porta medievale che si trovava in fondo all'attuale via Carlo Maier, all'incrocio quasi con l'attuale via Formigliana, e a un certo punto questo affresco che caratterizzava la parte alta della torre di questa porta viene demolita nel 1510
perché, cosa era successo. Ferrara sembrava dovesse essere invasa da un momento all'altro dai veneziani e dal Papa, e quindi il duca Alfonso I d'Este decide di demolire sia pure in parte le antiche fortificazioni, quindi anche la porta di sotto, per realizzare nuovi baluardi. E quindi gli artigiani non fanno tanta attenzione a ciò che distruggono in quel momento, perché c'era molta fretta, diciamo così. Questo affresco che si trovava sulla porta di sotto cade al suolo da una notevole altezza, non si sbriciola e neppure si infanga. E quindi ovviamente si grida al miracolo e molti cittadini ferraresi si recano anche negli anni successivi così a venerare questa immagine che in un primo tempo Alfonso I d'Este decide di mettere in uno sperone, di inserire in uno sperone del baluardo. Però bisognava fare qualcosa di più. E quindi nel 1526, più o meno nello stesso luogo dove insisteva la porta di sotto, viene realizzata l'attuale chiesa della Madonnina, che ovviamente è una delle chiese, diciamo, più belle, anche se più piccole, di Ferrara, che risale proprio al Cinquecento e ha origine proprio da questo fatto ritenuto prodigioso. Quindi è, insomma, un'immagine della città abbastanza inedita per chi non abbia già fatto studi di questo tipo, per esempio la Madonna delle Grazie di cui tu ci hai parlato nella presentazione del libro in Biblioteca Eustea, che occupa uno spazio anche importante all'interno della cattedrale. Sì. Ecco, la Madonna col Bambino, la Madonna delle Grazie è un po' che si celebra il 2 luglio, la cui festa si celebra il 2 luglio, se non sbaglio. È la più importante dei protettori ferraresi, perché oltre alla Madonna delle Grazie ci sono anche i quattro santi che si trovano sul ponte di San Giorgio, San Maurelio, San Rocco e San Paolo, nome anche dei baluardi intorno a Ferrara, sono i santi protettori, San Giorgio in maniera particolare. Ma la Madonna delle Grazie è il cuore dei ferraresi, ci sono sue immagini un po' dovunque a Ferrara. Ricordo la Madonna delle Grazie di Via della Luna, che è bellissima, in blu, molto bella. Poi c'è la Madonna delle Grazie che c'è all'angolo tra Via Canonica e Via Guglielmo degli Adelardi. Numerose immagini di Madonna delle Grazie sulle porte ferraresi, ce n'è una all'inizio di Via Folenio che è... Via? Folegno. Che... No, perché si impara anche a conoscere la città leggendo il libro. Via Folegno è quella viuzza che c'è fra Via delle Erbe e Via Folegno, è fatta ad arco... Vicino a Piazza Ariostea? Vicino a Piazza Ariostea, lì c'è una Madonnina piccolissima che è su di una porta, su di un architrave che nessuno vede perché è talmente piccola che... è difficile da scorgere, poi nascosta anche dai manufatti esterni che della casa, però c'è ed è molto carina. Altre due ci sono in altre vie nella zona dell'università, dietro l'università. Ho una domandaccia. Dimmi. Ma c'erano dei committenti? Cioè, come nascevano queste edicole? Questo qui è una domanda a cui io non so rispondere, in particolare per Ferrara. Perché le committenze io le ho cercate presso le varie chiese, ma non ci sono tracce, anche in Curia, non ci sono tracce di queste Madonna. L'unica committenza che ho trovato è relativa ad una Madonna di Porta Romana che oggi non c'è più, che fu una Madonna ordinata allo scultore che è anche autore della Madonna delle Grazie che c'è in cima alla colonna in piazza San Giorgio, il cui cognome adesso mi sfugge. Andrea Ferreri? Proprio lui. Gli fu commissionata questa Madonna in Porta Romana, una Madonna col puppo in collo, col bambino in braccio, una grande Madonna su di una porta. Non c'è più in Porta Romana, però... Commissionata da chi? Dai proprietari della casa. Quindi potevano intendersi quasi come degli ex voto questi? Sì, anche. Potevano essere ex voto. Avevano caratteristiche particolari, sì. Perché servivano, per esempio, per diminuire le pene nell'aldilà. Quindi anni di purgatorio in meno se costruivi un'edicola mariana o comunque un'edicola in cui ci fosse un santo, o dedicata ad un personaggio illustre
della nostra trascendenza. E poi avevano numerose valenze, quindi ti proteggevano, custodivano la casa, sotto di loro si poteva anche, si firmavano documenti, si trattava la pace fra due persone che erano in disaccordo da tempo. Avevano una grande valenza, un ruolo nella vita di ogni giorno. Però nelle chiese non rimane traccia di loro, nessuno, anche parroci noti per essere degli illustri studiosi non mi hanno saputo dire nulla. Il prete della Madonnina, però, dei tempi che furono, si interessò della Madonna che c'è in Porta Romana, all'inizio di Porta Romana, è tuttora presente, è una Madonna con un abito blu, nascosta nell'ombra, all'inizio proprio di Porta Romana, anch'essa su spalla di muro, di fianco alle fruttivendole che ci sono all'inizio di Porta Romana. E questa Madonna è sottolineata da un capitello su cui ci sono tre iniziali, VMC, Virgo Maria Custodiat, ed è verosimilmente era a segnacolo, a richiamo della chiesa della Madonnina che più avanti custodiva l'ingresso est della città. Ho capito, quindi quasi una freccia. Una freccia indicatrice. Ecco. Parlare di questo libro, si potrebbe parlare a lungo. Noi ci ripromettiamo, dopo avervelo presentato, di tornare su questo argomento, ma soprattutto il mio personale consiglio è di seguire quello che questo libro ci dice per rivisitare la città nel tempo e nello spazio, in una dimensione devozionale e femminile. Come concludiamo questa nostra conversazione, Francesco? Beh, diciamo che questo libro, per esempio, è molto evocativo in alcune sue parti. Non so, per esempio, quando si parla delle lavandaie lungo il canale Panfilio, si apre un mondo di storia che ci ricorda appunto che fin dagli estensi esisteva il cosiddetto canale dei giardini che portava lungo l'attuale asse di Viale Cavour, dove c'era questo canale, portava alle delizie a ovest, alle delizie della Castellina, le delizie che c'erano su un baluardo che si trovava in fondo Corso Porta Po e in fondo Viale Cavour, che era il baluardo di San Benedetto, dove c'era la delizia della Cedrara, della Ragnaia, e via via poi anche nel settore nord proseguiva questo canale. Ma nel 1601 viene fatto un fatto importante. Per congiungere Ponte Lagoscuro alla città viene realizzato il cavo del Barco, che poi si chiamerà canale Panfilio perché verrà unito a quel canale dei giardini che esisteva già nella seconda metà del Cinquecento sotto gli estensi e che quindi arriverà fino al Castello Estense. Okay. Una storia veramente interessante. Interessante, ecco. Interessante, di cui dobbiamo ringraziare Daniela. Daniela, che cosa alla fine di questo libro, quando l'hai pubblicato, qualcuno ti dice fanne una guida vera e propria, perché questo è un libro, come dire, che non è solo una guida e non è solo un percorso, è davvero una chiave di lettura anche della storia culturale ferrarese in questi strati bassi, no, meno alti. Però se ne potrebbe fare una guida di percorsi inediti della città. Non saprei dire, perché per fare una guida, a mio avviso, occorre avere del materiale, materiale storico relativo alle singole immagini. Si ricava poco da quanto resta, restano tracce qua e là nel tempo, si possono sicuramente rivisitare queste tracce e vedere se si ricava qualche cosa di più. Però una vera e propria guida è estremamente difficile, penso che si possa fare una guida vera e propria, perché trovare la storia di 84 immagini come entro le mura, certo. Se poi usciamo sono molti di più, e meriterebbero veramente anche quelle esterne. Alcune hanno una storia ricchissima. E poi ci sono anche quelle più recenti. Tutte le Madonne Arboree, per esempio, che meriterebbero di essere... Ecco, su quelle verosimilmente si trova molto di più. C'è un bellissimo libro scritto da uno studioso di Berra sulla Madonna della Galvana,
che non so come sia riuscito a farne un libro, una cosa straordinaria, ha raccolto una quantità immane di documenti. Ecco, se ci si dedica proprio con attenzione, si ricavano questi documenti anche su queste madonne che Chiara Toschi, Cavaliere, ha definito Madonna nei muri di Maria. I muri di Maria. È una definizione per me straordinaria. Ecco, è vero. Perché questa appartenenza della casa alla Madonna è uno dei segni più veri. Importante. Però in attesa di una prossima tua guida si potrebbe pensare ad un'escursione culturale, ad una delle nostre passeggiate. Guarda, sì. Perché sì, oltre che le Madonne, si possono nella stessa circostanza visitare in un tour che non è lunghissimo tutte le maternità ferraresi. Infatti, stavo proprio pensando a quello. Abbiamo già due itinerari. È un itinerario bellissimo sulle maternità ferraresi che sono veramente bene. E sono importanti perché la prima maternità in Italia nasce a Ferrara nel 1570 e quindi di questo bisogna darne atto, insomma, certo, che è una città all'avanguardia. Certo, dobbiamo ricordarci la nostra storia. Sì, è una città importante. All'avanguardia sotto tantissimi profili. Se vuoi facciamo un'intervista sull'avanguardia ferrarese. Sì, sull'avanguardia ferrarese mi piacerebbe moltissimo. Sanitaria e comportamenti sociali virtuosi. Sì, sì, ecco. sì. A me piacerebbe anche, come dire, mettere, non dico in fila cronologica, ecco, le opere che hai già scritto sulle donne e la città di Ferrara, perché credo che ci sia molto materiale, diciamo così, con cui rendere dotte anche le giovani donne della nostra città, perché capiscano quali sono le loro, da chi derivano, ecco. Sì, non sono nate oggi, c'è una grande storia di emancipazione progressiva. Chi sono le loro ave, esatto. Bene, noi speriamo di aver suscitato, io ne sono certa, grazie alla presenza dei nostri ospiti, Daniela Frati e Francesco Scafuri, il vostro interesse. Ripeto ancora, Daniela Frati per le vie di Ferrara, edicole devozionali mariane, simboli religiosi, con una prefazione molto affascinante di Diane Yvonne Ghirardo per Faust Edizioni. Grazie a tutti e due, grazie a voi. Grazie a te.